Chi ricorda sì. Il negozio Fotolampo che era all'uscita di via Bagnulo scendendo per il corso. Ho implorato Giovanni Kepp che non vive più qui, che non ha più contatti con la penisola sorrentina, non ha più familiari qui. Ho pregato di ricostruirmi un pochettino la storia della famiglia. Il papà veniva dall'Istria, era l'unico fotografo a piano che ritoccava a colori a pastello le fotografie. Aveva lavorato con i fratelli Alinari a Napoli, però ho capito che per lui forse era doloroso dover ricostruire questo percorso. Ho provato a chiedere più volte. La sorella ha altrettanto, diciamo, detto che non aveva voglia di raccontare questa storia, per cui io ho aspettato, dopodiché non l'ho chiamato più per rispetto, perché evidentemente non ha voglia. Però è stata una gran parte della storia fotografica del nostro paese, anche per le competenze che lui aveva così specifiche. Per cui io ho cercato qualche foto di Fotolampo, per questo, non per essere autoreferenziali, ho cercato tra le mie foto. E quindi ho trovato questa di Carnevale, dove si vede anche il fratello di Michele Giuseppe, mia sorella, io con vestita da cappuccetto rosso e Linda Auletta. La giapponesina. Poi qui abbiamo sempre foto di Fotolampo, sempre recuperate tra foto di famiglia. Questa è la terrazza della clinica San Michele durante un battesimo, perché i battesimi si svolgevano al giorno dopo la nascita, per cui all'interno della clinica, sì, non so se lo ricordate, ma penso di sì. E questi sono gli archivi, eccoli qui, di Galantino Giuseppe, che si trovano ad Amsterdam. Guardate che cosa c'ha, e questo è veramente un patrimonio. Aspetta, ecco qui, tutti imballati, tutti catalogati, perché tra l'altro Fotopino era anche un numismatico e un filatelico. Possiamo dirlo che ha il famoso gronchi rosa? Possiamo dirlo, e allora lo abbiamo detto, ma tanto voglio dire, è sufficientemente protetto per dire che era una persona che aveva degli interessi e una cultura veramente molto molto vasta. Quindi noi speriamo di averli quanto prima, questi archivi, per poterli analizzare. E allora io, prima di entrare nel merito proprio delle vite e dei loro prodotti, voglio farvi ascoltare una testimonianza di una persona che ha vissuto sia con Antonio Irolla che con Fotopino, che oggi è un grande giornalista del Fatto Quotidiano, Fabrizio D'Esposito. E allora ascoltiamolo. E da Roma ci ha mandato questo video rammaricato. Non si sente? Aspettate, aspettiamo. Dice delle cose molto belle. Vi state emozionando? Certo. È vero che, ragazzi, lo so che voi sicuramente fra poco. Buonasera a tutte e tutti. Mi dispiace non essere lì con voi stasera. Mi scuso anche per poter mandare solo questo contributo da remoto, che spero possa essere comunque utile per la discussione di stasera. E ringrazio Michele Gargiulo. Tutto nasce infatti da una delle nostre consuete telefonate settimanali che facciamo, e lui mi ha aggiornato sull'argomento di stasera, e quando appunto mi ha citato i fotografi, l'argomento di stasera, mi si è aperto il caso di dire l'album dei ricordi. In particolar modo, pur incrociando per esempio Fotolampo, è una storia che appartiene alla mia famiglia, avendo sposato una sorella di mio padre, i miei ricordi, il mio contributo riguarda soprattutto Fotopino, come io lo chiamavo, ovvero alias Pino Galantino, e Antonio Irolla, che due artisti, due fotografi professionisti, e che hanno contribuito in maniera decisiva anche al mio percorso professionale, di formazione professionale, anche umana, perché io di giorno frequentavo la tipografia di Lorenzo Piras, che era un laboratorio, un cenacolo, un luogo ormai che appartiene soltanto ai ricordi, e la presenza di Pino era una presenza fissa. Del resto
aveva negozio e abitazione di fronte proprio Lorenzo, da un lato c'era la tipografia di Via delle Rose, di fronte c'era il negozio di Fotopino, e poi la notte, la sera, si andava al Club Napoli di Antonio Rolla. Ho parlato di due artisti, di due fotografi, e quello che voglio esprimere stasera è il legame stretto che passa tra fotografia e giornalismo. Tant'è vero che a me la memoria di Pino, la memoria di Antonio vengono fuori ancora oggi nel mio lavoro, perché ho la fortuna ancora oggi di occuparmi di fotografia, nel senso che non faccio io il fotografo, ma curo due rubriche, una settimanale sul Fatto e l'altra mensile sul mensile del Fatto Quotidiano, che si chiama Millennium, e le curo con Umberto Pizzi, che è un decano della fotografia italiana, ha inventato la dolce vita in Via Veneto, e poi con Roberto D'Agostino su Dagospia ha svelato i salotti romani, soprattutto quelli là Mangerecci, dove per usare un verbo di Dagospia si attovaglia il potere e fanno i veri accordi di potere. E mi vengono in mente perché Pino fondamentalmente era un giornalista, era un reporter. Io ricordo ancora la faccia quasi più che contenta, soddisfatta, di orgoglio di Lorenzo, quando Pino, io lavoravo all'inizio della mia carriera, ho fatto il corrispondente per il Roma dalla penisola sorrentina, e quando appunto serviva una fotografia chiamavo Pino, andavamo insieme, che si trattasse di fotografare delle invasature sequestrate alla spiaggia, oppure degli abusi edilizi, oppure ancora si trattava di andare a fare foto di vario genere, anche legati a convegni, consigli comunali. Ricordo la faccia soddisfatta di Lorenzo, perché Pino aveva già fatto il fotografo del Roma con Lorenzo Piras, che in passato era stato anche egli corrispondente del quotidiano che è di Napoli ma si chiamava appunto Roma. E non a caso oggi esiste un tesserino da giornalista anche per i pubblici, per i fotografi, pubblicista, professionista, basta che collaborino con un giornale. Io ho sempre considerato Pino un collega, perché sui posti vedeva le cose in maniera diversa da come le potevo vedere io, e poi l'immagine alla fine era sempre quella là, che in genere anche sui giornali l'immagine è molto più forte delle parole, per quanto le parole possano essere azzeccate, appropriate, centrate. E Pino aveva questa predilezione per documentare tutto, e lo testimoniano i due volumi sulla storia fotografica di Piano di Sorrento. Poi aveva questa inclinazione al servizio giornalistico, ha lavorato con me, con Lorenzo Piras, e poi seguiva anche tutta la filiera, perché poi il vero fiore all'occhiello di Lorenzo Piras, la vera creatura coccolata come un figlio, era il suo mensile Peninsula, e ci sono anche ricordi legati proprio alla fattura di Peninsula, perché tutti i mesi si trattava di portare il giornale a Salerno, alle Arti Grafiche Boccia, ritornavamo e andavamo sempre in tre, io, Pino e Lorenzo a bordo della A112 di Lorenzo, e poi dopo si ritornava anche a correggere le bozze, quindi Pino faceva anche il correttore di bozze. Antonio invece mi viene in mente perché a volte dovendo riflettere sui dettagli delle foto di Pizzi, che possono essere bocche masticanti oppure persone sfigurate dal Botox, mi viene in mente Antonio perché Antonio è stato l'artista delle facce. Io credo di aver visto qualche tempo fa sul profilo Facebook del figlio Gigino, che ne porta avanti l'attività, una serie di fototessere di Antonio fatte in passato anche per chi doveva portare lo striscione del Club Napoli, e credo che si adatti bene una frase che ho trovato scritta a proposito di un altro fotografo
italiano, e c'è che talvolta ci sono certe facce che rivoluzionano il nostro modo di vedere perché le diamo troppo per scontate. La frase esatta è: rivoluziona ancora una volta il nostro sguardo su qualcosa che diamo per scontato, le facce, ecco, perché dietro le facce si nascondono le storie, dietro ogni singola faccia. Io penso, so che in atto anche una bellissima iniziativa, mi ha detto Michele, su impulso di Mariella Nica, che è magna pars nell'organizzazione di queste iniziative, di queste conferenze, l'iniziativa appunto di fare una fototeca. La fototeca credo che sia un progetto bellissimo, proprio perché oltre a documentare oltre a raccogliere il materiale fotografico d'archivio in tutta la penisola sorrentina, serve a raccontare, oltre ai cambiamenti delle nostre città, le manifestazioni, penso alle processioni, penso al Natale, penso all'estate, a tutto quello che possa essere di interesse pubblico, ma soprattutto le facce, le storie familiari. Io credo che Antonio sia stato un antesignano del selfie, ancora prima che esistessero questi marchi ingegni che ci fanno impazzire, almeno a me personalmente, perché non ho una grande dimestichezza, e che il suo lavoro senza filtri faceva risaltare la vera essenza delle persone. E quindi scorgo alcuni appunti che ho preso per prepararmi, per non essere completamente, per non dare fondo soltanto ai ricordi in maniera random e cercare di sistematizzare. Ecco, da questo punto di vista Antonio è stato il fotografo delle facce, un artista irregolare che riusciva a cogliere l'essenza delle persone. Anche questo è molto giornalistico. Poi ricordo che feci una pagina per il Roma con le foto di entrambi, sia di Antonio che di Fotopino, delle processioni della Settimana Santa. Oggi, per esempio, la Settimana Santa, le processioni nostre di Piano, ma non solo, sono oggetto anche dell'estro di tanti fotografi. Mi piace citare mio cugino Massimiliano D'Esposito, detto Max. Però io credo che ci sia da imparare molto ancora una volta da Antonio, da Pino, perché quello che insegna il fotografo professionista è la prospettiva, la visione d'insieme. Poi dopo c'è il dettaglio, c'è la cura del particolare, c'è il dettaglio che viene fuori anche in maniera involontaria, senza saperlo di averlo colto. Ecco, io spero di non essermi perso. Michele mi aveva chiesto di fare 6 o 7 minuti, io sono arrivato quasi a 10. Gli ultimi secondi li dedico appunto a Michele e a questa iniziativa che sta facendo con Mariella, e mi piace cogliere un filo di continuità, un testimone dalla tipografia alla moderna alla torrefazione di Michele. Eravamo un tempo abituati a parlare in mezzo alle macchine per stampare manifesti, oggi lo facciamo tra le macchine che producono caffè. Ed è la dimostrazione che ancora una volta a Piano si fa cultura ovunque, soprattutto nei posti più originali. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero di non avervi annoiato, spero di aver mantenuto un filo, perché bisogna anche contenere l'emozione. Per me parlare di Antonio, di Pino, sono appunto pezzi importanti della mia giovinezza e della mia formazione. Vi auguro, siamo alla vigilia dell'Immacolata, quindi vi auguro una buona Immacolata e grazie ancora per l'attenzione. Grazie Fabrizio.